Stefano Migliotto, oggi si presenta in tutto il ritratto di Enzo Lauretta, a 100 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla morte. È per la verità un pretesto, questo della presentazione di questa mia monografia che io ho dedicato a Enzo Lauretta, un pretesto perché vogliamo celebrare Enzo Lauretta nei due anniversari, quello della nascita 1924, quindi avrebbe compiuto 100 anni, e quello purtroppo della morte, perché quest'anno ha compiuto 10 anni, essendo morto nel 2014. E siamo veramente fieri di avere potuto fare questo lavoro da dedicare a Enzo Lauretta, come innanzitutto come uomo di cultura, ma anche come scrittore, ma anche come politico, perché l'attività di Enzo Lauretta ricopre una vasta gamma di campi, e gli agrigentini lo sanno bene, perché la presenza di Enzo Lauretta è indelebile, avendo lasciato nella storia d'Agrigento un'orma così profonda che ci vorranno secoli per potersi cancellare. Tra le tante cose, una che resta a ricordo dell'opera di Lauretta, che è stata molto vasta nei campi, come diceva lei. Sì, ma insomma, pensiamo al centro Studi Pirandelliani, che sono ormai 50 anni che l'ha fondato, era il 1967, e che tuttora è in grandissima attività. Già quest'anno siamo al 61esimo convegno, il che vuol dire tanto. È una formula straordinaria, perché mette insieme l'università e la scuola media superiore. I luminari hanno i loro contributi originali che li presentano al centro, gli studenti invece sono presenti con elaborati sull'opera pirandelliana. È un convegno di altamente educativo, perché gli studenti, quando se ne vanno, lo dicono loro stessi, lo confessano, si sentono altro, si sentono più ricchi, si sentono più cresciuti nella cultura. Un convegno che però ultimamente non ha avuto luogo di svolgimento qui ad Agrigento, ma è dovuto emigrare a Palermo. È dovuto emigrare a Palermo perché qui non si trovano i sostegni finanziari necessari. A quelli che mi chiedono perché non si fa ad Agrigento, io dico: questa domanda non la dovete fare a me, intanto come ex presidente, come già presidente, ora bontà dei soci del centro, sono un presidente emerito, ma la domanda va rivolta a coloro i quali presiedono enti che non finanziano, che non danno contributo al centro. Io non saprei rispondere, ecco, loro probabilmente avranno le loro motivazioni. Per capitale della cultura si può pensare a un ritorno ad Agrigento nel 25? Ma noi già abbiamo prodotto le nostre istanze, la Presidente, la professoressa Pace, con altri soci hanno fatto incontri diversi col Sindaco per una intesa. Fino a questo momento non posso dare una risposta, io personalmente non posso dare una risposta, ne penso possono rispondere la Presidente o gli altri soci del... C'è chi ha proposto oggi di intitolare Via della Vittoria a Enzo Lauretta? Beh, insomma, sarebbe ora, per la verità, che Enzo Lauretta fosse ricordato con qualche cosa di concreto, o l'intitolazione di una via, o un mezzo busto, o una piazza, o addirittura un istituto, una struttura importante per quanto riguarda la cultura. Ma fino a questo momento non si è visto nulla. I miei amici e amici di Enzo, che vivono lontani, di questo si meravigliano. E io dico: vabbè, meravigliamoci.